Beh, le critiche sono diminuite tanto. Ora bisogna sperare che non... A volte, se ci fai caso, nei programmi televisivi, quelli che vanno male non hanno mai nessuna critica, quelli che vanno bene ne hanno tante, no? Quindi speriamo di non andare male al punto tale che poi ci dicono che siamo dei santi. Speriamo di navigare nella metà. E com'è il rapporto invece tra Emma e Lisa, questa scelta di una persona che comunque è uscita dal talent e un'altra invece che ha fatto un percorso artistico completamente diverso? Guarda, penso che si siano scelte a vicenda loro, nel senso che nasce prima qua come direzione artistica Elisa, io lo dico a Emma, Emma va all'Arena di Verona e il mattino dopo a duettare con Elisa, il mattino dopo mi chiama e mi dice l'altro direttore artistico sono io. È nato un po' da loro.